Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento sul nostro canale. Io sono Francesco e questa è la Lin. Oggi vedremo in anteprima il libro di Francesco Casolo intitolato La salita dei giganti, la saga dei Menabrea, in uscita il 3 marzo. Francesco è milanese, vive a Gressoney ed è un appassionato di viaggi e natura. È docente di storia del cinema allo IED e la cosa risulterà evidente dal pathos cinematografico che traspare dalle pagine di questo libro. Feltrinelli, che ringraziamo insieme a Centro Libri per averci permesso di realizzare questo video, dopo i successi delle saghe familiari ambientate nel sud Italia, ci porta nelle montagne alpine tra la Valle d'Aosta e il Piemonte. Senza ovviamente raccontarvi tutta la storia, togliendovi quindi il piacere della lettura, vi posso anticipare che il periodo della narrazione parte dal 1882 e termina nel 1945, seguendo la crescita della piccola Genia, nipote del fondatore del birrificio Giuseppe Menabrea. Fino alla fine del 1800 i Valser di Gressoney erano sempre stati dediti alle attività di agricoltura in valle, magari integrandole con altri impieghi stagionali, come nel caso dei Menabrea, con la vendita dei tessuti. L'idea di iniziare a produrre la birra per scopi commerciali si insinua nella mente del visionario imprenditore Giuseppe Menabrea, che insieme al figlio Carlo, padre di Genia, si lancia in questa avventura. Benché Giuseppe muoia un anno prima dell'inizio della narrazione, la sua presenza è costante. Durante la lettura vi capiterà di trovare piccoli paragrafi, poche righe, come dei flashback di Genia insieme al nonno. Sono esattamente dei ricordi che riaffiorano nella mente come capita a noi, richiamati magari da un odore o da una parola. Li ho apprezzati tantissimo, perché hanno avuto il pregio di rendermi partecipe, di immedesimarmi nel racconto, insomma di emozionarmi. Entrare nella storia del libro significa calarsi nel particolare periodo storico. Bisogna tenere conto della difficoltà nei trasferimenti, le carrozze infatti sono riservate alle classi più agiate, e della lentezza nelle comunicazioni, realizzabili solo via posta. È in questo scenario che si inserisce la parte iniziale del romanzo. Il viaggio di Genia con il padre già gravemente malato, la loro complicità, il primo assaggio della birra, quasi una sorta di iniziazione, i segreti che la piccola si terrà dentro sono tanti piccoli tasselli di un puzzle che mostrerà la sua visione d'insieme con il proseguo della lettura. Infine occorre considerare la grande accelerazione a cui vengono sottoposti il mondo e in particolare i nostri protagonisti durante la narrazione. L'esposizione biellese del 1882 infatti fu l'occasione per presentare alcune delle innovazioni tecnologiche prodotte in quegli anni, il motore a gas, la luce elettrica o come il telefono, innovazioni di cui siamo partecipi anche noi tramite le parole dell'autore. A proposito di parole, è davvero evidente, seppure la narrazione sia in terza persona, che i nostri occhi siano fissi su Genia. L'autore le usa abilmente, lascia che la loro complessità evolva e cresca insieme all'età di Genia. Queste stesse parole sono in grado di emozionare il lettore, toccano corde delicate, smuovono ricordi che ognuno ha dentro di sé da quando era bambino e le riportano a galla. Il titolo del libro, La salita dei giganti, nasce da un evidente e ottimamente scelto parallelismo. Possiamo facilmente trovare l'analogia tra le montagne intorno a Gressoney, tra cui il Cervino, il gigante, e il percorso che hanno fatto i Menabrea, il visionario fondatore Giuseppe, l'ambizioso figlio Carlo e infine la coraggiosa nipote Eugenia. Coraggiosa, sì, perché quelli erano anni in cui gli affari erano una questione esclusiva degli uomini. Molti fornitori, infatti, trovano parecchio da ridire a trattare con una donna. Genia non si arrende e, seppur con le ovvie difficoltà, trova in questo atteggiamento una sorta di determinazione che a noi lettori lascia un particolare senso di felicità. Genia quindi diventa la figura principale attraverso la quale raccontare tutta la storia dei Menabrea. La sua scelta, come ci ha raccontato Francesco, è venuta naturale, quasi obbligata, in considerazione della grande quantità di intimo materiale documentale trovata nell'archivio di Vienna. Ci riferiamo a lettere, a scritti, a diari colmi di racconti privati, di sensualità, di dettagli.
Alcuni di questi documenti compaiono nel libro senza peraltro appesantire la narrazione, anzi arricchendola di particolari preziosi. Quando ho ricevuto il libro, devo essere sincero, ho storto un pochino il naso, perché le saghe familiari non sono proprio il mio genere preferito. Temevo di bloccarmi davanti a pagine e pagine di nomi, a descrizioni, di perdermi in mezzo a mille parentele e di non riuscire a fare passi avanti significativi nella lettura. Comunque mi sono detto, il libro ce l'ho qui, in ogni caso voglio dargli una possibilità, anche in considerazione del fatto che l'appuntamento con l'autore era fissato di lì a pochi giorni. Inoltre si parla dei Menabrea, quindi di produttori di una delle più rinomate birre italiane, in produzione dal 1846. La loro storia ha stuzzicato non poco la mia curiosità. Pagina dopo pagina ho potuto constatare con sorpresa non solo che la storia era davvero piacevole, ma che riusciva a trasmettermi intense emozioni. Quindi, arrivando alle conclusioni, questo romanzo è fortemente consigliato, e non solo ad un pubblico femminile, quello che solitamente è più attratto dalle saghe familiari. In fondo abbiamo la forza dell'argomento birra, che può essere un'ottima scusa per regalare questo libro anche ad un amante del pane liquido. Bene, siamo arrivati alla conclusione anche per questo appuntamento. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video. Se avete in programma di leggere il libro, vi anticipo che vi aspetto per le vostre considerazioni qui sotto tra i commenti. Da ultimo vi ricordo che trovate il libro La salita dei giganti dal 3 marzo sul nostro sito web www.lin.it ad un prezzo scontato, e che la consegna per la città di Monza è completamente gratuita. Buona lettura!